Buongiorno truppa, visto che il video su come avere gratis Game Pass Ultimate sta continuando a trainare il canale, volevo fare qualcosina extra e sdebitarmi con voi, che avete fatto in modo di portarmi a vette impensabili solo fino a qualche mese fa. Quindi, quale modo migliore di dirvi grazie, se non con un piccolo aiuto per completare più Microsoft Rewards possibili grazie ai giochi gratis o titoli su Game Pass? Come? Non avete visto la missione del nuovo anno? Scade il 26 gennaio! No! Calmi, calmi, non disperate. Nonostante scada fra un paio di settimane, la nota positiva è che vi darò dei titoli per farvi 10.000 G in tempo. Secondariamente, se siete dei cacciatori di obiettivi, potrete usare l'elenco per pompare un po' il vostro gamer score. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi in questa mia odissea e anche di seguirmi sui miei canali social per restare sempre in contatto col sottoscritto. Benissimo, pronti? Andiamo! Prima di tutto, non c'è trucco, non c'è inganno. La missione di inizio anno è chiara. Ogni punto achievement che guadagnerete verrà trasformato in punti rewards, quindi virtualmente in soldi, fino a un massimo di 10.000 punti. L'evento iniziato 6 gennaio scadrà il giorno 26, quindi pochi fronzoli e diamoci dentro. Ogni gioco avrà indicato a schermo il monte ore necessario per essere millato e nella descrizione troverete il link del walkthrough, sia esso un video di altri content creator qui su YouTube o di siti specializzati nella caccia agli obiettivi. Tra l'altro, se siete interessati appunto alla caccia agli obiettivi, ditemelo qui sotto nei commenti. Potrei avere qualcosa di succoso per voi e magari farci un video extra. Ora partiamo con i giochi su Game Pass. Bene, solo con questi siete a ben oltre i 10.000 punti. Come? Non avete Game Pass? Ai 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 ai. Molto male. Allora, prima di tutto, lascia un like e iscriviti se non l'hai fatto. Bravissimo, così mi piaci. Per i giochi gratis brevi, purtroppo abbiamo solo Korgan. Mi raccomando, seguite il walkthrough in descrizione. Della durata di 2 o 3 ore circa. Poi abbiamo una social app, più che un gioco, Rec Room, dove potrete in una decina di minuti racimolare 700 G, mentre gli ultimi 300 saranno una bella grindata di quelle giuste. Tutto il resto gratis, senza Game Pass, sono i titoli free to play disponibili sul Microsoft Store, quindi Destiny 2, Rocket League, Apex Legends, Fortnite, Eternal, Pinball FX 3, Warframe, Dauntless, Brawlhalla, Roblox, Call of Duty Warzone, DC Universe Online, Fallout Shelter, World of Tanks, Path of Exile, Bless Unleashed, Spellbreak, Smite, Dead or Alive 6 e Phantasy Star Online 2. Ovviamente, come avrete capito dai titoli, alcuni di questi sono enormi e con molto più di 1000 G disponibili, visto che alcuni sono parecchio datati. Tuttavia, se proprio non avete alternative, con questi non spenderete nemmeno un euro. Infine, se avete attivo solo l'Xbox Live Gold,
e avete riscattato all'epoca alcuni Games with Gold, spesso e volentieri molti titoli sono fruibili per un po' di gamer score veloce e ovviamente vi aiuteranno ad arrivare a quota 10.000, quali le serie di Telltale, di Batman, Wolf Among Us, ma anche Gone Home, Aidarb e compagnia bella. Controllate se avete qualcosa di spremibile nella vostra libreria. Infine, se proprio avete molta fortuna e avete acquistato, in passato o in recenti svendite sullo store, uno dei titoli del publisher Xitillion, che vedete qui in descrizione, sappiate che spesso e volentieri questi giochi ricevono degli update gratuiti, dove vengono aggiunti obiettivi a botte anche di 1000 G per volta, come per esempio Bullet Beat, che a fronte di una spesa di meno di 4 euro frutta 3000 G. Sì, lo so che 3000 G equivalgono a 3 euro, infatti ho detto se già li avete. Se li comprate per fare le rewards ci smenate dei soldi, sappiatelo. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile, vi invito a dare un'occhiata anche al resto del canale e come sempre, buon divertimento gamers e alla prossima!